Basta. Musica epica. Incredibile. Incredibile. Ciccionazza. Ciccionazza. Allora, il Leicester. La Bronte al Leicester. Ragazzi, vi farò capire perché ho abbandonato la carriera. Non mi piaceva e non mi divertivo quando lo giocavo, perché il calcio danese è un po' meno superiore, comunque la spettacolarità del calcio è importante nei video. Quindi io ho deciso di mollare quella carriera per andare a un'altra. Musica leggendaria ancora. Aspetta. Vai, signor Eiti. Vai. Tu. Ok, bombardare. Perfetto. No, ora. Carriera con il Leicester. E questo episodio che cosa serve? Questo sarà un po' di vendere e calcio mercato. Calcio mercato no. Perché? Che il primo episodio si vede la squadra. Vabbè, Smaico in porta, trascinatore. Aspetta, prendo un po' di... Allora, raga, questa è una nuova serie sulla carriera con Leicester. Iscrivetevi tutti, lasciate tanti mi piace e forza Napoli. No, forza Napoli. Vabbè, qua abbiamo Smaichel, che comunque è il trascinatore della squadra, ma io lo terrei per questo anno e poi lo lascerei via. No, è questo. Allora, poi abbiamo Ward che sarà secondo e il terzo. Allora, io ho detto che Smaichel secondo me si tiene, ma solo per quest'anno. Sì. Ok? Hai pienamente ragione. Poi, che fogli di merda. Poi ci abbiamo Iversen in prestito, Ward che sarà il secondo portiere. Aspetta, non ti scrivi Smaichel. Ma tu scrivi Kasper. Ah, scrivo Casper. Basta che scrivi Casper. Vabbè, Ward per me sarà il secondo portiere. Ward. E terzo Jakubovic. Si va pure riscattare. Jakubovic. Non lo manco riscattare. Anzi, prendiamo Iverson. Ma non lasciamo in preso. No, buonissimo terzo portiere. Allora, Jakubovic. Io Jakubovic lo cedo. Ti riscindo il controllo. Addirittura. Sti cazzi. Sì. Poi abbiamo Thomas 20 anni 75. Aspetta, che ruolo fa? Terzino sinistro. Allora metto TS Thomas. Poi abbiamo pure Justin. E Giua. E pure Bertrand. Uno dei tre deve andare via. Bertrand. Via. Quanto vale? Vale 3 milioni e 100. Quanto vale? 3 milioni e 100. 3 milioni e 100 potremmo guadagnare 2 milioni e 9. Al io sono esperto. Ah, io farei giocare Justin titolare, Thomas in panchina. Thomas è molto forte. Io ce l'ho avuto in diverse carriere che non ho registrato ovviamente, ma comunque è molto forte Thomas. L'ho avuto in una carriera, in pare con la Fiorentina, una bestia. Vai, io dici lo farà. Si tiene su. Questo è forte. Si tiene su. Fofana. Dopo vicino scendiamo Radici, perché radici della squadra, perché lui sarà proprio titolarissimo. Poi Soyuncu, anche lui molto forte. Soyuncu, si tiene anche lui. Io scrivo, come si chiama di nome? Caglar. Ma proprio Caglar. No, mi dice. A Marte. Lui fa pure. Lui ha vinto il campionato. Quindi raga, questo è il. Poi Evans. Io lo venderei. Ho 33 anni, voglio anche vincere Clan del Nord. Ci sta solo io. Vai. Vistoso. Vestergaard. Ci tiene. Quarto difensore assolutamente da vendere. Non lo voglio. Ma come? No, non lo voglio. Ci abbiamo 3 difensori dopo. Eh? Dopo ci abbiamo Fofana, sono qui a Marte. Perché non se ne va pure un altro? Allora si vende Vestergaard. Ok. Ha deciso lui, 4 milioni e 8 vale. Veste netto. Chi? Sì. Se destro Pereira, si tiene sicuro, questo pure un po' cresce. Pereira. Poi abbiamo Castagne. Castagne. Vabbè, per me i terzi destri sono messo a posto. Basta. E poi lui mi presto. Va bene così.
Ma ah, questo va bene. Va bene. Ndidi, vabbè, Ndidi si tiene. CC scrivo. CDC. Poi c'è Somaure. Ah, è questo quello che diceva che è andato all'Ace, Somaure. Questo mi pare che era dell'Avellino. Vabbè. Ma vabbè, non va. Dimmi. Per me si vende Somaure. No, in realtà 22 anni, no, no. Ciao Udri, sono impresso. Vanno impresso. Questo si vende perché Barnes, basta, un tappo. Barnes dice sì. Aspetta, non è scritto nulla. Dindi. Siamo su un dindi. Cioè, poi però ci dobbiamo muovere, sennò. Oh, c'è il mare. No, tanto. Non li scrive quelli che teniamo, sinceramente. Barnes lo teniamo. Lukman è impresso. Ah no, questo per me si vuole. Questo è andato all'Atalanta. No, ci è vicino. No, è ufficiale. Ciao. Parisi. Chi è Max? Si viene subito. E scrive un vicino tot radice. Ma pure di tot. No, no, centrocampo abbiamo. Tiele. Poi Tavus a 23. Bene. Mi sta su fondo. Ma vedi che fa? Questo è un prestito. Ti ha sentito il Perez! Lo vediamo. Vediamo un altro Carlos Perez. Ma Perez, Albirinto pure si vince. No! Ma che me ne faccio di Albirinto? Cioè, Vardy si tira. Vardy radice. Dal 2012. Mac. Poi Vardy non sarà mai cagato nessuno quando stava nei tempi d'oro. Non è che ora fa schifo, però. Perché è vecchio. No, se l'era cagato l'Arsenal, solo che lui ha risultato. Certo, dico Ignacio secondo. Ah, hanno scritto Vardy. Ignacio sono secondo. Secondo e terzo sarà Daga. Daga? È un bloccato. Io Daga lo venderei, però. Andiamo a fare la formazione titolare. Che sarà? Allora, il modulo ti piace? Sì. Ok, Daga. No, si tiene. Daga, si tiene, ma si manda in partita. Ma ci sembra un COC? Ah, no, ma. Mezzo. Facciamo così. Facciamo così. Come qua. Perfetto. Tutto a poco. Io Thomas. Ah sì. Ok, questo è il tuo. Ciao! Ah no, ancora non è finito il video, scusi. Ovvio che non è finito. Prima doveva riscattare Lukman. Alessio, mamma che porco. Non si può fare un video questo. Infatti non sarà, non sta più nel nostro canale. Con 900. Guarda, andiamo. Andiamo per Lukman. Lukman è un giocatore di assoluto livello. Oh! Codice credo. Io non ho a parlare, non mi ha sentito la bocca. 15 milioni. Su. 15 milioni secchi secchi. No, Gnaccio si tira. Gnaccio è fortino. 15 milioni. Tu sai che ha vinto il pallone d'oro delle under primavera di tutto il mondo? Lo sai che la Nigeria ha vinto 6 mondiali under primavera? Che me ne può? L'ha vinto uno con due con Ignacio. Avevo preso io Lukman. Prima acquisto te. Onestamente non mi importava tanto. Tu hai detto vai, andiamo a riscattare Lukman. Però dai, l'abbiamo riscattato. E io non rinforzo. Non gioco da titolare. Io l'ho messo titolare, adesso. Come titolare? È l'unica buona che aveva. E non ringrazio una buona. 60.000. 80.000 per tutto? Perfetto! Perfetto! Ora si chiude il video e ne faremo subito un'altra. Bella! La rinascita!